Cagnacci. Attentato. Si tratta di attentato. Iter sfacinorosi e violenti istigati da vlogger e youtuber avrebbero incendiato nella notte l'auto di Francesco Sole. Questa la fantasiosa ricostruzione dei manager di Francesco Sole e di Francesco Sole stesso sui social network, attribuendo vergognosamente la responsabilità di reati mai avvenuti a noi che abbiamo soltanto adoperato il nostro diritto di critica verso un personaggio pubblico e delle azioni pubbliche. Vergognoso come abbiano lucrato su quello che non è più nemmeno uno sfortunato incidente. Sfortunato perché purtroppo Francesco Sole aveva parcheggiato vicino all'auto di Biondini. Incidente perché a quanto pare non c'è natura dolosa di questo incendio. Ora, Francesco Sole, non mentire. Manager, non lucrate. Non so veramente che hashtag, a quale hashtag appellarmi. State facendo una campagna di marketing su uno sfortunato incidente. Allora io sono qui, in veste di vlogger più grande d'Italia, a dirvi semplicemente una cosa. Vergognatevi, lucrare su un incidente del genere. Avete usato questa cosa qui, questa storia qui, per riraccontare nuovamente il ragazzo dai mille sogni, che trasmette solo messaggi positivi e che porge l'altra guancia, quasi biblico, ok? A tutti gli haters brutti, cattivi e invidiosi che lo odiano, mischiando in un calderone le responsabilità di chi compie azioni facinorose, stupide, anche solo letteralmente violente, con le azioni di chi esprime il proprio diritto di critica, volendo così limitarlo attraverso una pressione che sarebbe quella dell'attribuzione di responsabilità di reati gravissimi, che non sono mai avvenuti e lo ripetiamo. Poi non scrivete però sui vostri social network Gesù Charlie, Gesù Charlie, Gesù Charlie, il cazzo, il cazzo. La libertà di espressione si tutela sempre e verso chiunque, se fatta in modo educata e non violenta. E allora, quando in un calderone, dicendo vlogger e youtuber che fomentano odio verso Francesco Sole, non fate distinzioni, non fate nomi, non attribuite le giuste responsabilità, ci state mettendo voi sotto una lente di ingrandimento pericolosa, perché se poco a poco prende il sole nella giusta angolazione, ci brucia. Non è mai successo nella storia di YouTube Italia che qualcuno odiatissimo, anche Daniele Andreani, anche Daniele Andreani, che veramente è stato vittima di bullismo e di una campagna d'odio, non ha mai ricevuto neanche una piccola carezza sulla guancina. Per fortuna, con gente che davvero ha fomentato un clima d'odio verso di lui, con insulti, umiliazioni. Questo noi non l'abbiamo fatto, non tutti noi, non tutti quelli che stanno su YouTube. Quindi o distinguete le responsabilità o dovete stare molto attenti, molto attenti. Il mio consiglio è quello di querelare chi ritenete sia querelabile. La discussione si sposta in un luogo civile dove c'è un arbitro che potrà decidere e giudicare se quello che dite è vero, se quello che dite è falso e se le responsabilità che attribuite sono da attribuire a chi dite voi. O non fate dei post veramente vergognosi, un marketing nero, non humor nero, un marketing nero, perché io per il ragazzo, appena ho sentito la notizia, pensando che mai si potesse lucrare su un avvenimento del genere, mi sono spaventato per il ragazzo. E quando ho letto il suo post, senza poi andare a controllare la notizia, perché ho detto non è possibile che dica la menzogna, dove si è scoperto praticamente tutto, cioè che la sua macchina è stata coinvolta a seguito di un incidente che è successo alla macchina che gli stava a fianco, io avevo letto quel post preoccupato dicendo Dio, ma davvero fanno questo alla sorella, davvero fanno questo alla madre, davvero questo fanno a lui nella vita privata. Io, per quanto mi riguarda, so per certo, senza il minimo ombra di dubbio, che non ho mai avallato nemmeno per scherzo dei comportamenti del genere. Nemmeno per scherzo. E tutti quelli che mi seguono lo sanno benissimo che non si devono permettere, altrimenti si devono disiscrivere seduta stante. Se io beccherò uno solo di queste persone ad insultare Francesco Sole, a deriderlo in un momento in cui lui è triste,
In un momento in cui gli è successo qualcosa, io individuo quelle persone, io le consegnerò ai suoi manager, chiaro? Se riconoscerò qualcuno di loro, purtroppo i nick sono diversi, ma se mai capitasse che riconoscessi la persona che sta facendo quello a uno dei miei utenti, bannato dal canale seduta stante. Non ci sono dubbi, non ci sono eccezioni. È chiaro? Ed è sempre così che ho fatto. Ho invitato sempre tutti alla calma e alla responsabilità. Quindi quando state molto attenti quando mischiate tutto in un calderone, perché io mi sono spaventato per il ragazzo. Quando ho letto quella storia lì, ho detto, oh no, ma porca miseria, ma è possibile che ci siano degli imbecilli davvero che arrivano a fare una cosa del genere? Non è mai successo in YouTube Italia, come mai per fare questa cosa? Allora, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma sicuro non è per YouTube Italia, potrebbe lui aver conquistato una ragazzina che era di qualcun altro, no? Può aver avuto un problema in discoteca con qualcuno, cioè ci sono mille ragioni che potevano essere. No, loro a 5 minuti da tutto quello che era successo, e forse avevano più dati noi in mano, perché i giornali poco dopo comunque hanno detto la natura dell'incidente, hanno lucrato su questo raccontando la storia del ragazzo che ce l'ha fatta da sola, senza raccomandazioni. Francesco Sole, Gabriele Dotti, accettalo, sei un raccomandato. E se tu insisti a raccontare queste bugie in questo modo qui, nonostante tutto quello che è successo, il mondo vi ha spiegato che siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte se smettete di raccontare cazzate, se smettete di mentire. Selvaggia non mentire non è un hashtag d'odio contro Francesco Sole. Se qualcuno l'ha interpretato così, avete a disposizione, ripeto, la querela, il diritto, la legge. Chiamate, contattate, ecco, e pressate chi di dovere. Non raccontate. Non raccontate fantasmi. Se qualcuno è invitato a stuprare Francesco Sole con 5 pakistani, eccetera, eccetera, prendete quello lì che per scherzo ha detto una cosa del genere. Neanche per scherzo mi sono permesso. Ok? Se volete punire chi ha fatto per scherzo, sono contro, non è giusto, ma se proprio ritenete che abbia smosso delle coscienze al fine di odiare in quel modo, per quelle frasi lì, perseguite chi dice quelle cose lì. E smettetela. Avete veramente stufato con queste falsità, queste menzogne, trattando il pubblico di Francesco Sole, che lo stima, e il pubblico di tutti voi altri come carne da macello mediatica per far salire il ragazzino nelle classifiche di vendita, i like su Facebook, eh? Vergognatevi. Vergognatevi. Non faccio nemmeno l'hashtag perché le persone più intelligenti, che, e scommetto che sono tantissime, hanno capito il vostro gioco. Però voglio dare un suggerimento a Francesco Sole, glielo do io, che non sono il manager, glielo do io. Racconta una bugia ieri, racconta una bugia oggi e non ti crederà più nessuno, nemmeno quando dirai la verità. Quindi, se è successo quello che è successo ai tuoi familiari, il lancio di uova a tua sorella, io sono un fratello, guarda, ti giuro, vengo con te e ci prendiamo le uova noi per proteggerla. Denuncia chi l'ha fatto, però costringi me a non crederti. Non sei più credibile, non credo alle tue storielle. Hai mischiato in un post fatti inventati con becero marketing. No, non ti posso credere, mi dispiace. Questo è quello che ti hanno portato i tuoi manager nel gestirti in questo modo. E quando loro attribuiscono la responsabilità ai blogger, agli youtuber, io allora potrei fare lo stesso bieco gioco e dire che la responsabilità del letteraggio che hai intorno è colpa loro che ti costringono a mentire per essere popolare. Ma è un gioco che non farò. È un gioco che non farò. È un gioco che non farò. Ma attenzione. Perché quando inizia un circolo di disinformazione, menzogna, eccetera, poi è difficile fermarlo. È difficile fermarlo. Quindi calmiamoci tutti. Siamo tutti un po' tesi. Calmiamoci tutti quanti. E diciamo le cose come stanno. Individuate, quando scrivete qualcosa, i responsabili reali delle cose. Perché a un certo punto le discussioni si devono spostare per forza in altre sedi che non sono quelle di internet. Ciao a tutti, Gagnacci. Ciao a tutti i manager di Francesco Sole. Ciao Francesco. Spero che quello che hai raccontato sia solo un'ennesima grande bugia. Ciao.